Ce livre est totalement autobiographique aussi. Questo libro è totalmente autobiografico, completamente autobiografico. Le comte Neville, c'est mon père. Il conte Neville è mio padre. Là, on dirait que c'est Star Wars quand je dis ça. Hein. Comment? On dirait Star Wars quand je dis ça. Si direbbe Star Wars. Et la jeune fille, bien évidemment, c'est moi quand j'étais adolescente. E la ragazza sono evidentemente io quando ero adolescente. Mon père était un diplomate belge et il recevait tout le temps, mais pendant toute ma jeunesse, toute mon enfance, toute mon adolescence, mes parents recevaient 1000 personnes par mois. Mio padre, essendo un diplomatico, faceva ricevimenti per tutto, sempre, continuamente. E per quanto io mi ricordo della mia adolescenza, mi ricordo almeno 1000 ricevimenti par mois, al mese. Volevo essere certa che lei avesse detto questo. E c'est vrai que mon père se conduisait comme si, d'ailleurs comme tout ce milieu, comme si le souverain but de la vie était de recevoir. E mio padre, come tutti quelli che fanno il suo mestiere, si comportava come se lo scopo supremo della vita fosse quello di ricevere. Il y a beaucoup vécu au Japon, où j'ai beaucoup vécu aussi, considère que l'autre a beaucoup plus de valeur que lui. L'invité a tous les droits, il faut recevoir l'invité comme le Messie, il faut tout accepter pour l'invité et soi-même se considérer comme quantité négligeable. Sono veri i diritti da giapponese. Per mio padre la persona che è invitata è fondamentale, è molto importante, quasi il messia, e per questo va considerata come se fosse, ecco, all'altezza di questa concezione che si ha dell'invitato. È formidabile. Mes parents ont lu le livre, c'est transparent, on reconnaît mon père, ma mère, mon frère, ma soeur et moi. Mes parents ont éclaté de rire et m'ont demandé mais qui sont ces gens? Eppure, sì, in effetti i miei genitori l'hanno letto ed è trasparente in quel libro, ci siamo io, ci sono i miei genitori, mio fratello e mia sorella, eppure quando l'hanno letto hanno riso, e sono scoppiati a ridere, hanno detto ma chi sono? Chi è questa gente? Pas plus pour un que pour les autres. No, ho talmente tanti scrittori di riferimento che non potrei dire di averne uno solo. E leggo così tanto, mi piace così, apprezzo così tanti autori che non potrei dire quello lì mi ha ispirata. Ecco, allora, visto che apprezza tanti autori, facciamo qualche nome, qualche autore che le piace. Stendhal è certainement per me un autore très important. Mishima, Marguerite Yourcenar, Haruki Murakami. Voilà, par exemple. Stendhal, Mishima, Haruki Murakami, Marguerite Yourcenar, et sono questi gli scrittori che principalmente mi hanno. Et bien sûr Oscar Wilde, puisque Oscar Wilde è senz'altro anche Oscar très important dans ce livre, che è fondamentale per quest'ultimo romanzo. Non de personne née avant 1975, je me suis toute ma vie depuis mon enfance, j'ai toujours essayer de séduire mes parents. C'était clair qu'il le fallait. Si je voulais être aimée de mes parents, je devais les séduire. Mon frère, ma soeur, c'était pareil, c'était normal. Les enfants devaient séduire leurs parents. Et je me suis aperçue, je ne sais pas très bien quand j'ai remarqué ça, mais tout à coup j'ai remarqué que les nouveaux enfants, les adolescents, c'était le contraire. C'était les parents qui étaient continuellement en train d'essayer de séduire leur enfant, de séduire leur adolescent. Et ça m'a stupéfiée. Je ne sais même pas ce que ça va donner à échelle de génération. Comme je ne sais pas ce qui est mieux. Qu'est-ce qui est mieux? Des parents qui essayent de séduire leurs enfants ou des enfants qui essayent de séduire leurs parents? Je n'en sais rien, mais ce qui est clair, c'est que c'est une révolution. Appartengo evidentemente alla prima, alla frontiera che precede il 1975, dunque ho passato tutta la mia infanzia a cercare di sedurre i miei genitori. Per me era normale, per i miei fratelli, per le mie sorelle, cercare di in un certo senso catturare l'amore dei miei genitori, ma ad un certo punto, e non so bene quando è successo, mi sono resa conto che succedeva il contrario e che erano i genitori a cercare di sedurre i figli. Allora, non so che cosa sia giusto, cosa è meglio, che siano i figli a sedurre i genitori o il contrario? Questo adesso ancora mi chiedo.